In Italia sta andando male, il turismo interno è di molto diminuito, zone che solitamente in questo periodo sono piene, straboccano di villeggianti, di turisti, hanno vuoti assoluti. Noi ci stiamo difendendo in maniera anche onorevole, direi. Ad Arezzo, in controtendenza ad un agosto con segno meno, si respira un clima positivo, con numeri che superano abbondantemente le caute previsioni di inizio anno. Abbiamo messo in conto che il 2023 potesse essere un anno strano, invece fino a luglio è stato strano, ma nel senso opposto, molto positivo. Agosto denota un lieve calo, anche se lo vedete da soli, in città ci sono un sacco di turisti, peraltro molti stranieri sono aumentati molto. Noi monitoriamo le presenze alberghiere in maniera puntuale, non possiamo monitorare quelle ex alberghiere, quindi B&B, agriturismi eccetera. Obiettivamente c'è un lieve calo sulle presenze negli alberghi della città, però tutta questa gente fa presupporre che le strutture extra ricettive stiano andando benino. Un risultato frutto anche del lavoro di promozione territoriale della Fondazione Arezzo in Tour. La promozione della destinazione è stata notevole, è stata efficace soprattutto. Ora non basta più promuovere la destinazione, servono servizi per i turisti, serve un tipo di accoglienza più completa, non basta la bellezza della città, sì che simpliciter, ma serve che accanto a questa bellezza ci sia qualcosa che inviti il turista ad arrivare prima di tutto e soprattutto a rimanere e non fare il muro di fuggi. Bene anche i musei con la gestione della fondazione. Il biglietto unico dei musei statali c'è sempre stato, lo abbiamo, ripeto, rinverdito da un punto di vista grafico, da un punto di vista così di promozione, ma c'è sempre stato e funziona molto bene. Da un mese a questa parte esiste un altro biglietto unico, lo chiamiamo Arezzo Musei Pass B, che contempla i musei civici, comunque musei non statali, che hanno aderito a questo circuito, che sono o del comune, della fondazione Guido o di soci privati, e che sta andando piuttosto bene perché, ripeto, è veramente un mese che è nato e ne abbiamo venduti molti.